Buongiorno mister, è stata una settimana molto impegnativa per quanto riguarda appunto, gli impegni extra calcio, però voi sul campo non avete certo fatto mancare il vostro impegno. Beh, direi che questo è normale, cioè quello che si fa fuori non è che incide, sono state pomeriggi, mattinate e una serata così che sotto Natale credo che ci vogliono, anche perché se no non si accorge neanche di Natale. Quindi credo che sia una buona cosa, perché quella di ieri, la cerimonia che presentava il nuovo progetto per il centro sportivo, che è una cosa direi importante, una mattinata che lascia intravedere così la volontà da parte della società di portare avanti un certo discorso, credo che sia veramente stata una grande cosa. L'altra sera un po' scherzando, però ho detto sì, importante l'aspetto patrimoniale, però insomma anche un giocatore potrebbe essere un bel regalo. Chiaro, è stato un modo per così fare una battuta, per tutto quello che sarà, lo vedremo, insomma in ogni caso credo che siamo tutti molto attenti a quello che accade nell'ambito della squadra, sia il direttore, il presidente, la squadra, stiamo a guardare. A proposito di problemi di abbondanza, per domani ha più o meno tutta la rosa a disposizione, a parte la piccola assenza di Giovinco. Piccola, bella, ma definizione. Sì, peraltro sta meglio, quindi, quindi potrebbe essere. Vedere, sì. Di sicuro abbiamo voglia di far bene, sono due partite, leggo anche abbastanza, invece viene per fare il risultato che le manca da parecchio tempo, quindi noi siamo decisi a fare la nostra partita nel rispetto di quello che è stato il nostro rendimento a livello prestazione casalingo, quindi cercare di fare la partita in modo giusto, con intelligenza, con carattere, con fame, perché non siamo sfamati noi, perché i nostri punti non ci consentono di stare così con la pancia all'aria, no? Quindi abbiamo voglia di incrementare la nostra posizione classifica, quella che ci fa lavorare con più convinzione. A inizio settimana aveva definito Palladino vice Giovinco, direi chiuso l'incidente diplomatico, possiamo considerarlo? Sì, ma l'incidente è già chiuso perché fa parte di una tra virgolette routine del calcio, poi il cervello deve prevalere su tutto, credo, e quindi è a disposizione, quindi sta a vedere. Senti, tornando a Giovinco, quindi vuol dire che lo convochi? Devo parlare con lui, ma può darsi. Sì. In casi come questo, non sto parlando certo, di Giovinco certo. Specificamente, in casi come questo, di solito come ti regoli? Cioè un giocatore recuperato in extremis, preferisci normalmente titolare? È soggettiva la cosa, è legata a tante piccole cose, la necessità proprio estrema, oppure anche al carattere del soggetto, no? Ci sono dei soggetti che se si allenano un gioco vanno in ansia e ci sono dei soggetti che anche se magari saltano qualche secondo non succede niente, quindi stare male in modo importante che stia bene. Ecco, se dovessi rinunciare a Giovinco hai molte opzioni. Sì, ho tre soluzioni, le ho valutate, ho già in mente quello che farò, però poi lavorerò anche nel senso delle due parti, insomma, due gare avvicinate, quindi sto cercando di programmare anche quello se possibile, anche se come ho già detto la prima partita è sempre la più importante. Ecco, il Lecce gioca bene e non fa risultato, però secondo te? Ci assomigliamo allora. Ci assomigliamo poi perché noi ultimamente stiamo facendo ottime prestazioni, però non condite dalla vittoria. Quindi vuol dire che noi abbiamo massimo rispetto anche per il Lecce, quindi non ci occupiamo su qualche punto di vantaggio in classifica. Mister, buongiorno. Per quanto riguarda i risultati ottenuti nelle ultime settimane, la soddisfano pienamente? Sperava di ottenere qualche cosina in più? Ma guarda, i punti non siano quelli che abbiamo meritato, è evidente. Quindi questo ci deve rendere ancora più arrabbiati, perché obiettivamente fare bene e non raccogliere dà fastidio. E quindi io spero che ci sia una versione di tendenza, non dico di non
non fare bene all'inizio, però perlomeno di fare il risultato pieno è quello che sappiamo. In questo contesto, una partita casalinga contro una squadra affamata come può essere il Lecce, perché il Lecce ha bisogno anche lei di punti per riuscire a ritornare a sperare in qualcosa che è la salvezza, quali insidie può nascondere? Le insidie sono quelle che noi non accettiamo, vale a dire quello di sottovalutare. Noi non sottovalutiamo nessuno perché non fa parte del nostro modo di pensare, quindi i ragazzi lo sanno quello che li aspetta e sanno benissimo che tutto quello che otterremo o abbiamo ottenuto è stato sudato e strasudato, qualche volta sbagliando meno, qualche volta sbagliando di più, però siamo sulla strada giusta se continuiamo a seguirla. La mia ultima domanda è questa. Prima aveva parlato di due o tre opzioni, eventualmente nel caso in cui Giovinco non potesse partire dall'inizio. In queste soluzioni, via Vieni lei lo vede più come un vice Giovinco o come... Io può fare tutte e due le cose. Mister Cui, una domanda da parte mia. Lei prima ha parlato di Natale. Sì. Lei ha già, diciamo, in generale... qualche desiderio trovate sotto l'albero? Desiderio in particolare obiettivamente no. Natale si uniscono sempre in due cose, quella religiosa e quella dei regali. Obiettivamente preferisco pensare a quella religiosa, non per fare il bigotto, ma perché altrimenti veramente ci perdiamo in cose banali. I regali sono quelli di soddisfazione al lavoro, sono quelli di salute in famiglia, sono quelli di soluzioni generali, mondiali, che magari non si troveranno sicuramente prima di Natale, ci vorrà tanta buona volontà, e sono quelle così, vedendo la realtà di Parma, che tutti veramente trovino quello che di cui hanno bisogno. Quindi se uno soddisfa i suoi bisogni, non dico al 100%, ma migliorandosi, è una bella cosa per me. Un'ultima cosa, l'altra sera dopo aver ricevuto il giallo-blu d'oro si è ricandidato anche per l'anno successivo, mentre la sera dopo parlando agli sponsor ha detto che la fiducia è importante, gli sponsor hanno fiducia, che lei sente fiducia, ma non è che sta così cercando una riconferma anche come a livello contrattuale? No, il mio discorso era legato, a parte che si arriva e non accetta, però non è quello, era legato semplicemente al fatto di guadagnare. Visto che è un premio legato alla stagione passata, quindi vuol dire che avremmo fatto bene anche questo. Grazie mille.